Dottoressa Sara Iannone, presidente dell'associazione L'Alba del Nuovo Millennio. Tra l'altro, Sara Iannone, come sempre, grande esperta e membro di commissione, ormai è veramente una presenza consolidata. Quest'anno, dottoressa, oltre la gara, anche due intenti di solidarietà: uno, dire no alla violenza contro le donne; due, aiutare le famiglie dei bimbi affetti da fibrosi cistica. Un suo pensiero verso questi due valori fondamentali. Sì, grazie. Innanzitutto grazie alla nostra presidente, ad Antonella Sotira, all'avvocato Sotira, che è riuscita, e siamo ormai alla 11ª, credo, edizione di questa bellissima manifestazione, che già in sé ha dei valori enormi. E ogni edizione ho sempre notato che comunque ci sono sempre state dei momenti di solidarietà, e quindi sempre molto importanti. Questa edizione è veramente speciale. Perché veramente cade, fra l'altro, nella giornata proprio, perché il 25 è la giornata della manifestazione della violenza contro la violenza sulle donne, e quindi è veramente di grandissimo valore. Io condivido molto tutte le iniziative che in questo senso si possano fare. Dottoressa, un'ultima cosa, poi la chiamano sicuramente in giuria: il cibo, non solo mentre lo si prepara, ma anche quando lo si degusta, e soprattutto unisce, cementa i rapporti. Lei mi insegna che tantissimi trattati, leggi, si è legiferato più a tavola che non in Parlamento. Allora, cosa pensa di questo elemento, il cibo che unisce, che mette d'accordo? È incredibile, è una grande verità, a partire da Cavour, che organizzò dei pranzi per cercare, per cadere nelle cose più banali degli ultimi anni, i patti con le crostate, insomma, abbiamo veramente di tutto. Ma al di là, ecco, del gioco e dello scherzo, è vero, unisce moltissimo, ma perché la nostra tradizione culinaria, che è spettacolare, per noi mangiare non è una cosa qualsiasi, essere seduti intorno a un tavolo dove uno degusta pietanze, dove magari ci sono state ore e ore di lavorazione, dietro un buon piatto di spaghetti semplici al pomodoro ci sono ore di lavoro, o erano delle nostre mamme, insomma abbiamo una grande tradizione, e credo che sono pochi i popoli, paesi da poter vantare ciò. Grazie alla dottoressa, so che la giuria la chiama, e quindi buona serata, grazie.